Buonasera, io sono Isabella Giorgini. Che come vi ha detto Gigi sono sia illustratrice che autoproduttrice nella vita e mi diletto ad autoprodurre un po' di tutto, ma ultimamente mi sono appassionata ultimamente, diciamo negli ultimi 5 anni, mi sono appassionata ai detergenti sia per la casa che per il corpo, naturali o meglio senza sostanze sintetiche. E nulla, con l'occasione di questa collana ho tentato di scrivere un libro dove questi cosmetici e questi detersivi fossero veramente alla portata di tutti, attraverso degli ingredienti che possiamo trovare comunemente nelle nostre case o comunque senza ordinare online delle sostanze con nomi difficili, ma usiamo tutte cose che grosso modo tutti conosciamo. Ho pensato a due preparazioni molto semplici, che sono alla portata di tutti e che servono a tutti, che sono un dentifricio e un deodorante. E useremo per il deodorante dell'olio di riso, del burro di karité, l'allume di rocca o del bicarbonato, a seconda di come ci si trova meglio per il pH, il bicarbonato è basico, mentre l'allume di rocca è blandamente acido e cambia di persona in persona. Trova meglio con l'uno o con l'altro, e l'olio essenziale che possiamo trovare comodamente in erboristeria. In questo caso io ho scelto menta e limone. Ora, in realtà nelle ricette vere bisognerebbe usare la bilancina ed essere molto precisi. Però una ricetta come un deodorante o un dentifricio si può andare anche a cucchiaini. Bisogna essere molto precisi, soprattutto per quanto riguarda le creme che hanno un procedimento più complesso di emulsione. Ma queste cose più semplici possiamo anche fare così. Un cucchiaino di allume di rocca, anche chiamato allume di potassio, e si trova sotto forma di cristallo che poi possiamo grattugiare. Io fortunatamente ho preso la polvere già fatta. Poi, 2 cucchiaini di burro di karité, anche questo trovabile in erboristeria. Ultimamente l'ho visto anche in alcuni supermercati. Purtroppo non ho tutta la mia strumentazione solita. E dell'amido di mais, che anche questo lo troviamo nel reparto dolci del supermercato. L'amido di mais sono 2 cucchiaini. Poi in realtà si dovrebbe sciogliere il burro di karité a bagnomaria, ma io mi sono costruita questa cosa molto da campeggio, visto che il burro di karité fonde a 40 gradi, quindi non ha bisogno di una vera e propria fiamma, ma è sufficiente un po' di calore. Aspettiamo qua che inizia a fondersi il burro di karité. Allora, in questo deodorante abbiamo usato l'amido di mais, che è come anche l'amido di riso
una sostanza lenitiva, infatti viene usata anche per fare il bagnetto ai neonati invece di usare altri detergenti perché è molto delicata. E il burro di karité permette di formare una. In realtà sarebbe meglio che non ci fossero dei grassi all'interno della preparazione, ma permette di fare un composto più semplicemente applicabile. Mentre l'allume di rocca e il bicarbonato sono due sostanze che permettono di abbassare la sudorazione. L'allume di rocca è un sale di alluminio, come quelli che non si vorrebbero trovare nei deodoranti del supermercato, ma a differenza dell'alluminio cloridrate, che è quello che si trova più comunemente negli spray, ha una molecola più grossa che non penetra all'interno della pelle, quindi per quanto blandamente antitraspirante rimane sulla superficie della pelle e non penetra e in più ha un'azione antibatterica. Lo stesso il bicarbonato, nonostante cambi il pH, ha un'azione antibatterica e quindi l'odore diciamo, non proprio piacevole delle ascelle, non avendo una proliferazione batterica, non producono. Sto sciogliendo qua, non producono odori sgradevoli. E in più, mettendo degli oli essenziali, anche questi ad azione antibatterica e comunque con profumazione gradevole, si ha un dentifricio bello cremoso e di facile applicazione. Poi si amalgama bene e solo alla fine che è stato riscaldato si aggiungono gli oli essenziali che, essendo termolabili, è meglio che non vengano a contatto diretto con il calore. E in questo caso io ho scelto menta e limone che mi paiono ottimi. E 5 gocce per una quantità così esigua vanno benissimo. Ok, appena fatto è molto molto cremoso. Non appena si sarà raffreddato sarà ancora più semplice da prendere con le dita e applicare. Se si vuole un vero e proprio stick si può aggiungere della cera d'api. Ma questa è la ricetta che poi farò nel libro ed era più complesso qua usare la cera d'api. Se volete vi faccio passare. Sì, diciamo che con la tranquillità di casa si riesce a preparare un po' meglio. E niente, passiamo al dentifricio che ha pochissimi ingredienti e anche di facile reperibilità, come l'olio di cocco che si può trovare o nei negozi di alimentazione naturale o nei negozi dove vendono cannella, qualsiasi supermercato, e il fantastico bicarbonato che era presente anche nella ricetta di prima. Il bicarbonato, per quanto riguarda l'igiene dentale, ha una doppia azione: è sia sbiancante che antibatterico e quindi limita la proliferazione batterica nella bocca, che poi è quella che causa le carie.
E anche nel colluttorio, se si volesse fare un colluttorio semplicissimo fatto in casa, si può mettere un po' di bicarbonato disciolto nell'acqua e qualche goccia di menta che contenendo mentolo è rinfrescante. Allora, mi serve un cucchiaio. Prima di ogni ricetta bisognerebbe disinfettare gli strumenti con l'alcol etilico, questo essendo stato dopo averli ben lavati. Ovviamente questo dentifricio, essendo fatto in condizioni igieniche non proprio ottime, verrà buttato, quindi ne prepareremo pochissimo. Allora, due cucchiaini di olio di cocco, che anche questo sembra strano, ma delle recenti ricerche dicono che sia anche l'olio di cocco antibatterico per quanto riguarda alcuni batteri presenti nelle bocche. E bicarbonato fino a creare una consistenza pastosa. Se volete, intanto vi faccio girare anche il dentifricio già fatto, che visto il caldo si è separato, però basta rimescolarlo. È molto buono. Mi voglia di mangiarlo. Ora bicarbonato. Ok, tutte le altre ricette del libro non hanno gli ingredienti messi così ad occhio. Mi raccomando, perché diciamo che queste ricette qua sono meno pericolose in quanto non contengono acqua. L'acqua sappiamo tutti che è fonte di vita, che è una cosa bellissima, ma quando la fermentazione non è controllata non è una cosa bella. Quindi nei composti senza acqua la conservazione è molto più semplice. Quindi tutto quello che è a base oleosa non ha problemi di proliferazione batterica e quindi anche di conservabilità. Altrimenti, quando ci si appassiona al gioco del farsi i cosmetici fatti in casa, bisogna comprare questo qua, che è un conservante, che per quanto naturale sia, tutti i conservanti sono dei veleni, però sono necessari quando ci sono delle preparazioni che contengono acqua, in quanto è meglio una piccolissima dose di veleno che è innocua per l'uomo che un composto con una proliferazione batterica fuori controllo. Arrivati alla pastosità desiderata, si può mettere una spruzzata di cannella. Senza esagerare. E quando si riesce a raggiungere che si è con calma a casa, si può raggiungere la pastosità se si vuole, quella del dentifricio classico, diciamo. Si può anche mettere questo composto qua in tubetto tramite l'uso di una siringa senza ago. E diciamo che ci sono poche differenze anche all'uso rispetto a un dentifricio compero. E quindi, visto che una produzione del genere così veloce e così economica, per quanto riguarda il deodorante e il dentifricio,
conviene farselo a casa, perché si sa anche quello che si mette dentro. E si può anche decidere di aggiungere ingredienti piuttosto che toglierli. Ad esempio, se non piace molto il gusto del bicarbonato, si può anche calmierare con dell'argilla bianca. Il bicarbonato è meno abrasivo di quello che si pensa. Io, per esempio, quando prendo questo qua al supermercato, lo passo al macinacaffè, quello elettrico, per rendere la polvere ancora più impalpabile come lo zucchero a velo. Perché l'unico rischio del bicarbonato è che se quello compro ha dei cristalli grossi potrebbe graffiare lo smalto. Ma se si passa al macinacaffè, che alla fine risulta una polvere impalpabile, non ci sono problemi di graffiature. Grazie.